l'unico primitivo per rinascere. Cazzo, ma se mi guardo attorno, la gioia è un secondo. Facciamo una gran festa, salta sopra il carrettone, che porterà parole contro la disattenzione. Siete tantissimi, la giornata. Grazie Napoli, grazie. Siamo andati oltre ogni previsione. Risultato straordinario, è tutto merito vostro. Nessuno ci credeva e abbiamo vinto e governeremo. Ho detto al mio pasticcere di fare una bella torta a forma di cervello e mandarla a Berlusconi. Presidente! Bene. Ancora all'inizio di questa campagna elettorale nessuno ci credeva. Io ci ho sempre creduto perché sono convinto che si può fare politica in modo diverso, basta avere passione, avere cuore, avere idee e mobilitarsi. Gli abbiamo dimostrato che ogni cosa è possibile se ci crediamo, questa è la grande vittoria di Napoli, contro tutto e contro tutti, grazie! E da domani mattina subito al lavoro per cambiarla questa città, il sindaco non si riposa, subito al lavoro! Il nostro pensiero adesso va agli amici, ai compagni, agli operai della Fincantieri. Il lavoro è un diritto! Il lavoro è un diritto! È straordinario il risultato che abbiamo avuto in tutti i quartieri di questa città. In tutti i quartieri di questa città abbiamo distrutto anche chi ha voluto, abbiamo vinto anche contro chi ha voluto inquinare la campagna elettorale. Noi abbiamo vinto con le mani pulite, con la non violenza, con il cuore. Noi non usiamo le mani, noi non incendiamo i comitati, noi siamo per la libertà e per la non violenza. Noi siamo per la non violenza. Un saluto va anche all'amico Giuliano Pisapia che a Napoli ha vinto. Finalmente l'Italia torna a essere unita con i valori della solidarietà, dell'uguaglianza e della libertà. L'Italia è unita, ma non come dicono loro, come diciamo noi. Un'Italia più uguale e più solidale. Umiliata. Napoli ha la possibilità di ritornare a essere una delle città più belle del mondo. E soprattutto il grande impegno che abbiamo preso con i nostri giovani, mai più scappare da questa città perché non c'è lavoro. A Napoli si rimane, perché Napoli è bella, perché Napoli è bella.
e convinceremo ad accompagnarci anche quelli che si sono astenuti, anche quelli che avevano sfiducia, gli dimostreremo che è cominciato un nuovo modo di fare politica e le porte aperte sono per tutti. Noi le apriamo le porte, non le chiudiamo, noi le case le apriamo, non le chiudiamo. E i 100 passi da domani apriremo quelle finestre, quelle porte, faremo uscire la puzza del compromesso morale e faremo entrare il fresco profumo di libertà. I 100 passi per la libertà. Da domani ci mettiamo a lavorare perché non possiamo aspettare altro tempo, Napoli ha bisogno di ripartire, stasera facciamo tutti una grande festa, ognuno festeggia come crede, purché festeggiamo in libertà, guardando in positivo, lasciamo stare le provocazioni di chi non sa perdere, noi amiamo e ameremo, viva Napoli, grazie, grazie, mi avete commosso! Non vi dimenticherò mai, sempre insieme, grazie.